Fra la campagna è attorniato da ulivi secolari che Sergio Silvestris ha ufficializzato la candidatura nella lista Forza Italia alle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il luogo non una scelta casuale, per un messaggio chiaro e diffuso. La priorità sarà quella di portare in Europa le problematiche vissute nel mezzogiorno per vedere difesa la nostra terra. Dieci gli impegni concreti che Sergio Silvestris, già parlamentare europeo, dal 2009 al 2014 ha annunciato e ha fissato. Voglio andare in Europa per rappresentare la nostra terra, i nostri ulivi che sono stati martoriati dall'Axilella mentre la regione dormiva, i nostri agricoltori, i nostri lavoratori, i nostri giovani, a rappresentare un territorio che ha tutto quello che potrebbe bastare per star bene e che invece soffre ancora. Andiamo in Europa per difenderci. Voglio occuparmi di cultura, di agricoltura, di pesca, di innovazione, di start-up e di università Voglio occuparmi di mobilità, di difesa del made in, voglio occuparmi di agricoltura e di lotta alla xylella. Sono questi i dieci punti di programma disponibili sul sito, condivisibili, sottoscrivibili attraverso una call to action su cui chiedo non solo l'impegno ma anche la condivisione e il consenso a quanti vorranno condividere questo lungo percorso verso Bruxelles. Questa è la mia terra. Sergio Silvestri si ha annunciato la candidatura alle prossime europee in un collegio elettorale che racchiude e comprende un territorio vastissimo. Sei regioni, 24 province, 1784 comuni. Il collegio elettorale per le elezioni europee comprende Puglia, Calabria, Campania. Molise, Basilicata e Abruzzo. Ma partiamo dalla nostra terra, dalla bellezza dei nostri ulivi, dalla nostra forza, dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, per lanciare un messaggio di impegno che sono convinto potrà essere raccolto dovunque.